Va bene, allora buongiorno, buongiorno a tutti. Ancora una riunione importante perché, ahimè, si accavallano in maniera repentina, senza darci i tempi, insomma, necessari o logici per usufruire, per riuscire a capire se si può partecipare a queste possibilità di finanziamento che sono importanti, i bandi SME, il bando sull'innovazione. Torno a ripetere, per noi è molto importante, è importante per Mantova perché credo che anche questa volta Mantova, gli agricoltori, gli imprenditori agricoli mantovani usufruiranno di questa opportunità, pur in una situazione oggettivamente di grande incertezza, perché non siamo fuori dal mondo. È evidente che la situazione politica pone delle grandissime incertezze a livello globale per il sistema agroalimentare, che credo che mai come in questo momento, dire, la geopolitica da un punto di vista dell'agroalimentare sia fondamentale, e temiamo, tutti temiamo, insomma, che qualche ripercussione sulle nostre attività potrebbero esserci. Comunque un momento di incertezza, però noi siamo sempre stati molto determinati a voler migliorare le nostre aziende, continueremo, e quindi Confricoltura è al vostro fianco per cercare di capire quali sono gli strumenti migliori per finanziare le nostre attività e migliorare la nostra attività. Credo che sia più che sufficiente. Massimo, a te la parola. Grazie Presidente. Allora, io intanto ringrazio tutti della partecipazione e do ovviamente il benvenuto a tutti su questa riunione che facciamo su Zoom, questa volta quindi online, mentre solo qualche giorno fa del discorso ne abbiamo tenuta una qui in sede riguardante quello che è il cosiddetto bando aria per quelli che sono gli interventi finanziati la Regione Lombardia per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, che è un tema molto forte e importante. Oggi invece parliamo di questo fondo innovazione. Sarà una riunione illustrativa, sì, ma anche operativa e pratica, come di solito facciamo noi. So che in questi giorni ieri abbiamo partecipato a un incontro sempre online con Ismea che ci ha spiegato alcune cose che era doveroso che fossero spiegate. Ormai siamo a pochi giorni dall'apertura di quello che è il portale e so che ci sono state anche riunioni, anche ieri sera, qui attorno a Mantova, tenute da rivenditori di macchine. Ovviamente è un tema che a loro è molto caro perché è ovvio che su questo hanno grandi speranze poi di fare contratti e vendita. Quindi noi parliamo di aspetti operativi, diremo i documenti che servono. Devo essere onesto, anche le speranze, le attese che possono derivare da questo bando, e faremo anche un cenno a quello che sarà un bando che uscirà a dicembre invece di Regione Lombardia, simile a questo, che invece attua una misura del PNRR. Cosa dire? Quindi sono due provvedimenti, io mi utilizzerò delle slide per spiegare, un po' illustrare i contenuti di questi provvedimenti, soprattutto su quello Ismea. E i prossimi giorni ci sarà l'apertura del portale Ismea, si prevede lunedì 6 novembre. È stata data grande pubblicità a questo fondo innovazione. Dobbiamo anche però essere realisti e dire che le risorse non sono tantissime su questo bando, anche se si estrinseca in tre annualità, 2023, 2024, 2025, quindi ci sarà la possibilità di fare domande nel 2024 e nel 2025. E l'altra cosa che con poche risorse potrebbero essere molti gli operatori che potrebbero far domande, in quanto non c'è solo il settore agricolo che potrebbe avere a disposizione questi fondi, ma anche il settore della pesca, quindi anche il settore ittico, tanto per dire i pescherecci, e gli agromeccanici. Quindi, insomma, una torta da dividere in molte fette.
Fra l'altro una cosa che noi non gradiamo molto di questo bando, come tutti i bandi che si fondano sul fatto che le domande vengono istruite in ordine cronologico e ammesse in ordine cronologico, quindi c'è a fare una specie di corsa. Quello che uscirà invece a dicembre di Regione Lombardia, che sarà simile, invece si baserà su dei criteri oggettivi e quindi a un punteggio. E quindi a quel punto Regione aprirà il bando, non so, ipotesi, da metà dicembre fino a marzo. E a quel punto lì, anche arrivando l'ultimo giorno, avendo però i requisiti di punteggio, potrei avere buone probabilità di essere finanziato. Qui invece bisogna arrivare molto veloci e presentare le domande nei primi giorni. Poi, perché noi prevediamo che la richiesta sarà molto elevata e quindi dopo pochi giorni potrebbero esaurirsi anche le risorse. Questo va detto in maniera molto obiettiva, dobbiamo anche pensare che insomma, bisogna essere onesti, al di là di quelli che sono i facili entusiasmi che magari qualche rivenditore di macchine ha diffuso fra gli agricoltori. Ecco, l'ufficio di Confagricoltura, lo devo premettere, poi inizio con le slide, è attrezzato per fare le domande. In realtà anche il singolo agricoltore potrebbe farsela perché è necessario accreditarsi sul sito di Ismea e poi in realtà uno potrebbe anche presentarsela. Però Confagricoltura è attrezzato per fare le domande. Abbiamo anche, che dovrebbe essere collegata l'ingegner Cristina Previdi, che qualcuno di voi conosce per il parco agrisolare del PNRR, che è stato nostro consulente su quell'argomento, lo sarà anche su questo perché qualcheduno di voi ha chiesto anche dei pareri sulla fattibilità dell'acquisto di alcune macchine, quindi noi potremo dare un parere, anche se poi la responsabilità del fatto che la macchina sia conforme o meno ai requisiti di legge la dovrà dare il rivenditore con una dichiarazione. E poi Cristina Previti potrebbe essere anche disponibile qualora la domanda fosse finanziata, perché poi sarà, e lo illustrerò, sarà necessario dopo il finanziamento allegare una perizia giurata di un tecnico abilitato. Quindi, fatta questa premessa, successivamente chi vuole più informazioni può comunque chiamare i colleghi o me. E vi devo dire questo, che essendo i tempi molto stretti, Ismea pare apra il portale lunedì 6, abbiamo necessità di avere nel giro di qualche giorno da parte vostra, e dopo vi dico anche su quale mail, il nominativo e il tipologia di investimenti che volete fare qui sul bando di Ismea, perché dobbiamo organizzarci. I tempi sono molto importanti. A noi piacciono di più bandi dove si premia la bontà e la qualità del progetto, non la velocità con cui si inoltra, perché non ha un valore oggettivo la velocità, però dobbiamo adeguarci e quindi io personalmente prevedo che a metà novembre, se dovesse aprire il 6, probabilmente verso il 15, il 20, il bando potrebbe anche chiudere in quanto le risorse potrebbero essere esaurite. Ecco, detto questo, io condivido le slide. Vi chiedo se riuscite a vederle, qualcuno mi dà un riscontro. Sì, si vede. Sì, si Sì, vede. ottimo, ma su. Perfetto, grazie. Ok, allora io direi che un po' di premessa l'ho fatta, illustro brevemente qual è il quadro normativo di cui ci occuperemo. Allora, sono sul tappeto due decreti, uno dell'8 agosto, come dicevo prima, in attuazione del PNRR, dove la dotazione è notevole, 400 milioni di euro, alla Regione Lombardia ne sono assegnati circa 26 milioni, e le regioni e le province autonome dovranno aprire il bando per fare le domande entro il 31 dicembre. Ne abbiamo parlato l'altro giorno con il funzionario della Regione Lombardia che sta scrivendo il bando e comunque conta
ovviamente prima del 31 dicembre di aprile, rimarrà aperto qualche mese e lì si fonderà su una valutazione in base al punteggio del progetto, quindi un requisito più sano, direi. L'altro invece di cui ci occuperemo stamattina in maniera più esaustiva è il decreto 9 agosto, che è un decreto interministeriale del Ministero della Cultura, del MASAF e dell'Economia e Finanze, che è il MEF, in attuazione della legge di bilancio 2023. La dotazione è di 75 milioni di euro per ogni anno, 2023, 2024 e 2025, e c'è da dire che alle regioni alluvionate, l'Emilia-Romagna, in parte le Marche, qualcosina anche la Toscana, sono destinate una quota fissa. Per il 2023 10 milioni, 30 milioni per il 24 e per il 25 35 milioni. Ne consegue che per tutte le altre zone d'Italia, tra cui la Lombardia, per il 2023 saranno disponibili 65 milioni, per il 2024 caleranno 35 e per il 25 30 milioni. L'attuazione della parte pratica, quindi del portale, è stata richiesta a Ismea, che sta così delineando il portale che aprirà i prossimi giorni. Allora, questo fondo per l'innovazione dell'agricoltura, quindi questo decreto interministeriale, ha delle finalità. Quindi sostenere la realizzazione, lo sviluppo, i progetti di innovazione legati alla meccanizzazione. Ripeto, c'è anche la pesca, c'è anche il settore degli agromeccanici, non c'è solo l'agricoltura. Ma i requisiti in realtà sono due, tanto per essere pratici. Deve esserci un requisito produttivo, quindi l'investimento deve andare nell'ottica di promuovere anche la produzione, e un requisito di sostenibilità ambientale, perché comunque tutte queste tecnologie 4.0 dovrebbero consentire di risparmiare risorse naturali come l'acqua o di evitare di inquinare di più, quindi utilizzare meno sostanze chimiche e anche utilizzare sottoprodotti, perché anche il settore della trasformazione di prodotti agricoli può aderire. Allora, i beneficiari, io parlo ovviamente poi delle imprese agricole, però come vi dicevo sono le piccole e medie imprese dalle imprese agricole, le imprese ittiche e le imprese agromeccaniche, attive da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda. Quindi significa che se io dovessi presentare la domanda il 7 di novembre, l'azienda deve essere aperta e attiva da almeno 2 anni, quindi dal 7 novembre 2021, e devono questi beneficiari effettuare investimenti in innovazione tecnologica con un minimo di 70.000 euro, un massimo di 500.000 euro, anche utilizzando più investimenti. Cioè, cosa significa? Che io non è che devo prendere un bene che costa 80.000 euro, potrei prendere uno o più beni e la sommatoria arrivare a oltre 70.000 euro. E dopo vediamo anche quali sono i beni oggetto di ammissibilità. Non devono essere chi fa domande in prese di difficoltà o che hanno percepito, questi sono poi oggetto di dichiarazioni da inserire in domanda, ha percepito aiuti illegalmente ed essere in regola con la normativa, quindi vale un po' per sempre. E poi viene fatta la verifica successivamente alla ammissibilità del fatto di non avere debiti INPS e INALI, quindi la verifica sul documento di regolarità contributiva, cosiddetto DURC. Ecco, le agevolazioni quali sono? Perché qua c'è stato un po' di confusione inizialmente. Allora, io parlo solo delle PMI agricole, quello che ci interessa a noi. Allora, il contributo massimo è del 65% sul costo ammissibile, che si può elevare l'80% per i giovani agricoltori. Ma in realtà ci sono delle funzioni della classe di importo di investimento, vedete la tabella, vengono battuti questi contributi, nel senso che fino a 100.000 euro ho un abbattimento del 75%, quindi, o meglio, rimane il 75%, quindi chi non è giovane può percepire un contributo del 48-75%, chi invece è giovane 60%. Da 100-200, vedete lì, 42-25% per i non giovani, 52% per i giovani, da 200-300, 35-75, 44%
e fino a 500.000, da 300 a 500.000 c'è un ulteriore abbattimento, quindi chi non è giovane non arriva neanche al 30% del contributo rispetto alla spesa ammissibile, chi è giovane è 36%. Quindi voi dovete guardare le colonne sulla destra, in realtà, quindi il contributo concedibile per i non giovani e per i giovani. Quello è in realtà quello che Ismea vi può dare se la domanda è ammissibile. Non è quindi il 65% e né l'80%. Poi alle PMI agricole viene riservata la possibilità di ottenere da Ismea una garanzia, quindi una garanzia dello Stato di fatto, fino all'80% dell'importo nominale di un fin possibile finanziamento bancario. Però questa garanzia viene data sulla parte non coperta dal contributo. Quindi in maniera molto sommaria, se io prendo, fossi un giovane, prendo il contributo del 60%, sull'altro 40%, o meglio il 95% del 40%, posso chiedere in banca un finanziamento e con garanzie Ismea, il cui costo, che costerebbe, perché qualche migliaio di euro costano queste garanzie, mi viene abbonato dall'Ismea stessa e è considerato un ulteriore contributo. Alla fine, tra il contributo che vado a percepire da questa tabella più quello che è la garanzia Ismea, non posso andare comunque oltre il 95% della spesa complessiva. Ma comunque questo riguarda solo chi vuole avere un finanziamento a parte della banca. Comunque sappiate che c'è anche la garanzia Ismea. Questo finanziamento si richiede in banca. Ecco, qui entriamo nell'elenco dei beni agevolabili e per vedere quali sono bisogna fare riferimento all'articolo 5 del decreto ministeriale che vi dicevo prima, che è il 9 agosto 2023, ma in realtà pubblicato il 13 ottobre, quindi qualche giorno fa. E di fatto per il settore agricolo ci sono quattro categorie di beni agevolabili. Adesso qua è molto fitto. Ma voi dovete pensare che sono comunque macchine che hanno i requisiti 4.0, quindi che sono dotati, poi vedete anche almeno uno di questi requisiti che poi vedete sotto. Quindi la presenza e i sistemi di trasmissione di dati, ISOBUS ad esempio, che poi vengono utilizzati anche per l'agricoltura in precisione, interconnessione leggera, insieme quindi trasmettere i dati, insomma. C'è tutta una serie, quindi dice almeno uno di questi requisiti, potrebbe essere anche il sistema di guida automatico, semiautomatico, oppure di telemanutenzione, oppure controllo a ratio variabile se acquisto ad esempio macchine per rispandimento ai fertilizzanti, gestione intelligente dell'irrigazione, insomma, vedete un po' quale. Questa qui è la prima categoria, la 1A, macchine e strumenti per attrezzature per l'agricoltura. Poi, se avete qualche domanda su questo, magari mi può dare un aiuto anche l'ingegner Previdi che è qui collegato. La seconda categoria sono le macchine mobili non stradabili per l'agricoltura e zootecnia. Però qua devono avere possedere entrambi questi requisiti che secondo me li rendono poco appetibili. Innanzitutto avere la motorizzazione elettrica, quindi zero emission. E vabbè, l'altro deve essere destinato a attività agricola e zootecnica, ma quello che è un po' limitante è la motorizzazione agricola, zero emissioni. Terzo, macchine per la zootecnia, quindi specifiche per la zootecnia, quindi con controllo computerizzato, gestito con sensori. Qui c'è un po' di tutto, chi ha un allevamento sa cosa significa, e anche queste devono avere almeno uno dei i requisiti che seguono, quindi interconnessione leggera in grado di trasmettere i dati, autodiagnosi, monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro, dei parametri di processo, eccetera, ovviamente con sensori. L'ultima è quella delle trattrici agricole. Le trattrici devono avere, in base al regolamento UE, una motorizzazione stage 5, quindi quelle meno inquinanti, che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti. Anche qui avere una presenza di un sistema di trasmissione ISOBUS,
oppure una guida automatica o semi-automatica basata su GPS, oppure avere un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro. Almeno uno significa che potrebbe avere anche tutte e tre, volendo, due su tre, necessario avere una sola, però una e basta. Ecco, le trattrici agricole possono essere richieste a finanziamento, però con l'impegno di rottamare un'altra trattrice che è ovviamente più inquinante, perché qui si guarda al fatto delle emissioni in atmosfera. E per far questo è necessario già in domanda identificare in maniera univoca, quindi con la targa, il veicolo sostituito. È per questo che serve il libretto, copia del libretto del trattore che si vuole rottamare. Ecco, cosa importantissima, il beneficiario, colui che fa domanda, deve possedere di proprietà sua, quindi proprietà, questa trattrice da almeno 6 mesi. Ok? Quindi la trattrice che ho comprato usata ieri o un mese fa non va bene. Ecco, per tutte le categorie. Comunque, i beni che io vado a richiedere come agevolazione devono essere nuovi di fabbrica, quindi per le quattro categorie che abbiamo visto, e acquistati dopo la presentazione della domanda, non prima. Questo è un requisito che vale per tutti i contributi che siano comunitari e nazionali, e nuovi e acquistati dopo la presentazione della domanda. Ripeto, se voglio comprare, farmi finanziare la trattrice, io devo rottamarne una e devo possederla da almeno 6 mesi. Ecco, una cosa che ci hanno spiegato ieri non serve, io pensavo di sì, francamente, il requisito di proporzionalità. Cosa significa? Se io voglio acquistare una trattrice da 150 cavalli, con i requisiti di qui sopra, potrei anche rottamarne una da 30, da 50. Ecco, non è necessario. L'importante è che la trattrice che vado a rottamare abbia il libretto e sia funzionante, cioè che vada in giro, anche perché poi la devo rottamare e il rivenditore la deve fare lui la rottamazione, mi dovrà dare il certificato di rottamazione. Cumulo degli aiuti, istruttoria domande, eccetera. Allora, questi aiuti, tanti me l'hanno chiesto, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, però fino alla percentuale del 65% per chi non è giovane, 80 per chi è giovane. Se non è un aiuto di Stato, ad esempio la 4.0 mi dicono che non è un aiuto di Stato, quelle che sono le detrazioni oggi vigenti del 20%, però fino al limite del doppio finanziamento. Cosa significa? Che io non posso andare oltre il 100%. Perché altrimenti addirittura avrei un utile dall'acquisto di quella macchina. Ecco, vi dico che, così evitando eventuali domande, i beni invece che saranno acquistati con il PSR, quindi entrerà in vigore con la nuova programmazione nei prossimi mesi, non sono cumulabili perché bisogna fare riferimento al limite di cumulo del PSR, quindi della normativa relativa al PSR, che è molto più bassa. Apertura sportello è prevista, ci dicono, per 6 novembre, potrebbe essere il 7, l'8, però insomma quella settimana lì. Ecco, l'istruttoria e la concessione del contributo. Le domande sono valutate, come dicevo inizialmente, con procedura sportello, in ordine cronologico, è quello un po' che ci dà fastidio, no? Questa roba non ci piace mai. L'istruttoria della domanda viene conclusa entro 30 giorni dalla data di presentazione. Quindi non è che c'è un periodo d'inizio, che ci sarà un periodo di fine di quello che è il bando dello sportello. In realtà entro 30 giorni, io faccio la domanda, non so, il 7 novembre, entro il 7 dicembre, Ismea mi deve dire se la mia domanda è accettata o meno. Ecco, entro 30, 60 giorni dalla comunicazione di concessione. Quindi entro 30 giorni Ismea mi dice sei finanziato. Gli ulteriori 60 giorni devo fare l'ordine al rivenditore e devo caricare sul portale cosa? La quietanza dell'eventuale fattura di acconto, quindi la fattura di acconto se ho pagato un acconto al fornitore, il bonifico,
eccetera, e la fattura deve essere quietanzata. Ecco, qua entra in gioco la perizia giurata effettuata da un tecnico abilitato, che deve dimostrare che quel bene che io ho acquistato corrisponda alle caratteristiche tecniche previste dall'articolo 5 del decreto ministeriale e stabilire che anche il costo che sostengo è congruo. Allora, quindi la certificazione di corrispondenza delle caratteristiche tecniche innovative rispetto al decreto deve essere effettuata alla presentazione della domanda, dopo faccio vedere come, dal rivenditore con una dichiarazione nel preventivo. E se sono finanziato con una perizia giurata effettuata da un tecnico abilitato, su cui ovviamente forniremo anche la figura professionale adatta. Nota che quindi sono stato finanziato, entro e ho fatto anche l'ordine, ho dato prova dell'ordine, confermato l'ordine al rivenditore, devo entro 12 mesi, quindi da quando sono finanziato, provvedere a effettuare la cosiddetta domanda conclusiva, insomma, la conclusione dell'investimento. E quindi dovrò presentare a Ismea un'ulteriore pratica con la documentazione richiesta, tra cui ovviamente ci saranno la liberatoria del fornitore, tutte le fatture che ho pagato, i bonifici, eccetera. Dovrò anche, se ho acquistato un trattore, allegare certificato di rottamazione che deve essere rilasciato dal rivenditore, lo deve fare lui la rottamazione, il DURC che devo provare di essere in regola con quelli che sono i pagamenti INAIL e INPS, ecco, la polizza assicurativa della durata di almeno 5 anni a copertura di furto, incendio e scoppio, e quindi dovrò allegare anche questo. Ci sono dei vincoli, ovviamente. I vincoli sono i 5 anni dalla data di concessione agevolazione che io non posso vendere o cedere qualsiasi titolo bene agevolato. E il beneficiario, quindi l'agricoltore, deve tenere l'attività agricola per 5 anni, quindi in essere di fatto, addirittura dicono in Italia, non potrei neanche spostarmi all'estero. La documentazione da allegare alla domanda, e vi prego di essere attenti perché ieri ci hanno detto Ismea che l'ammissibilità della domanda è sì o no, cioè non c'è una richiesta di integrazioni. Quindi io sono carente in un documento, lo mando su comunque, dopo mi chiedono l'integrazione, ma ad esempio come facciamo con i TSR, e poi me la finanziano. No, se manca qualcosa me la bocciano. Anche perché di domande ne avranno tante, quindi non hanno il rischio di non spendere i soldi. Allora, noi dovremo allegare, se la facciamo noi, se la fa l'agricoltore ovviamente no, se la facciamo noi come Confagricoltura, una delega a presentare la domanda firmata digitalmente dall'agricoltore che ci dà delega, quindi con la firma digitale. Avremo bisogno di una visura camerale aggiornata, ovviamente copia del documento di identità, poi di alcuni dati che ricaviamo dall'ultima dichiarazione IVA del numero di dipendenti, perché dovremmo testimoniare il fatto che l'impresa è una piccola e media impresa, in genere sono piccole. Allegare tre preventivi per il bene richiesto a contributo, con dichiarazione di conformità che corrispondono alle caratteristiche dell'articolo 5 del decreto ministeriale. Poi chiediamo una cosa che ci serve a noi per valutare meglio il bene, e anche per darvi un parere se ce lo richiedete, una scheda tecnica delle caratteristiche di quel bene, quindi rilasciata dal costruttore o dal venditore, dove si mettono in rilievo le caratteristiche innovative che dovrebbero essere quelle richieste dal bando. Co Per le trattrici agricole, copia del libretto di circolazione, ricordiamoci che deve essere intestato almeno da 6 mesi al beneficiario. Poi ci saranno da fare delle dichiarazioni diverse sul cumulo con altri contributi eventualmente richiesti, assenza di condanne, antimafia. Ecco, per i contributi superiori a 150.000 euro, ma è difficile arrivare a un contributo di 150.000 euro, bisognerebbe essere giovane e arrivare a 500.000 euro di investimento, è necessario comunque allegare il modulo antimafia. Ecco, importante.
Questo è importantissimo, la visura centrale rischi da richiedere sul sito di Banca d'Italia, quindi non è quella rilasciata dalla vostra banca, dal vostro istituto di credito, deve essere richiesta sul sito Banca d'Italia. Allora, è abbastanza semplice, andando sul sito Banca d'Italia e andando nella sezione online, accedendo o con lo SPID o con la vostra carta nazionale di servizi, la smart card di fatto, si può richiedere la visura centrale rischi, che deve essere aggiornata almeno 2 mesi precedenti, non prima. Adesso, andando adesso, che oggi è il 31 ottobre, vi danno quella ancora di agosto. Se la fate domani o dopodomani, che è novembre, vi danno quella riferita a settembre 2023. Quella dobbiamo legare. E fra l'altro, noi abbiamo fatto una prova, arriva anche immediatamente questa misura, perché dovete indicare una mail a cui inviarvela e ve la inviano immediatamente. Allora, questa è una cosa che ognuno di voi può fare. Nel caso vogliate che siamo noi a occuparcene, ovviamente ci serve o lo vostro SPID o la vostra CNS, Carta Nazionale dei Servizi, e ovviamente dobbiamo computarvi un costo maggiore sulla pratica. Comunque è un servizio che facciamo in più. Allora, per la presentazione delle domande siamo disponibili. Ecco, io chiedo la comunicazione di chi vuol fare aderire a questo bando, quindi per quelle macchine che abbiamo visto prima, la comunicazione entro il 6 novembre, quindi entro lunedì, che ci scriviate a questa mail dicendo io ho intenzione di presentarla e quindi per questa tipologia di macchine. E così noi riusciamo a organizzarci per il meglio, avremo più postazioni per fare le domande, e perché dicevo inizialmente la caratteristica di questo bando su cui si poggia poi la finanziabilità o no, sempre che ci siano i requisiti di ammissibilità, è la velocità con cui si fanno le domande e con cui si presentano le domande. Presentare la domanda non è una passeggiata, serve del tempo perché comunque serve anche la vostra collaborazione perché dobbiamo indicare la vostra PEC su cui arriveranno dei messaggi e ci dovrete indicare poi anche i numeri che vi arrivano su quei messaggi perché dobbiamo inserirli poi questo per autenticare la domanda stessa. Io penso che se dovesse aprire il 6 novembre, andare al 15-20 novembre. Potrebbe anche essere sospeso il bando per mancanza di fondi, perché sono già tutti spesi, in quanto ci saranno anche i beneficiari del settore pesca e gli agromeccanici, che hanno delle percentuali di contributo anche maggiori. Quindi si fa presto a far fuori quei 65 milioni di euro in tutta Italia. Ecco, la specifica del preventivo, questo è importante. Poi queste slide le trovate anche sulla registrazione su YouTube. Il preventivo devono essere tre almeno, preventivi, confrontabili. Cosa significa? Che ovviamente devono essere l'oggetto del preventivo più o meno la stessa macchina, la stessa attrezzatura, con le stesse caratteristiche. Non devono avere una data anteriore ai 90 giorni dalla presentazione della domanda. Quindi fatevelo fare adesso, se non l'avete, se l'avete già fatto, ma non penso. E deve avere una durata, io vi dico, di almeno 90 giorni. Quindi quando vi dicono periodo di validità, fategli mettere almeno 3 mesi. Devono essere forniti su carta intestata dell'azienda, datati, con firma autografa, da fornitori diversi, ovviamente, tra i preventivi confrontabili, indipendenti tra loro, perché comunque devono essere aziende che non hanno un grado di parentela fra di loro, tanto per esprimerci in maniera molto pratica. Devono descrivere nel dettaglio il bene e ciascuno, questo è importantissimo, riportare la dichiarazione di conformità del bene, oggetto investimento, rispetto a una delle macro categorie di cui l'articolo 5 del decreto, che sono quelle quattro macro categorie che vi ho fatto vedere prima. Quindi il fornitore deve fare un preventivo dove dice di fatto in maniera molto a terra a terra. Questo bene è conforme a quanto previsto alla categoria 1 piuttosto che 2 piuttosto che
3 o 4 del decreto 5, dell'articolo 5 del decreto ministeriale 9 agosto 2023. Quindi viene attestato da loro. Ecco, eventualmente per certi beni dove è difficile trovare tra i primitivi perché è una macchina così innovativa che la fa ad esempio solo quell'azienda e non altre, ci è capitato con i PSR questo. E quindi non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili. Allora, in questo caso si allega il preventivo o i due preventivi che si hanno. Però è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa rilasciata da un tecnico abilitato che di fatto dichiara che quel bene è unico nel suo contesto e quindi non è possibile reperire ulteriori preventivi. Ecco, l'indicazione del prezzo, il netto dell'IVA, l'IVA non ci interessa anche perché non è finanziata l'IVA, ma solo l'imponibile. Come vi dicevo, nel caso delle trattrici, deve fare riferimento anche al, bisogna fare riferimento al bene oggetto di sostituzione, del quale dovrà essere fornita la targa del veicolo. Se non c'è la targa, io non so se ci sono delle trattrici senza targa, il numero di telaio o la matricola. Quindi deve essere allegata la copia del libretto. Ecco, prima di passare alla parte relativa all'altro bando che uscirà a dicembre, erogato da Regione Lombardia, chiedo se ci sono delle domande, perché su questo vi ho fatto vedere una decina di slide, magari sono andato anche veloce, però sono stati scritti 1.000 articoli sulle riviste, sono state fatte riunioni. Quindi no. Ditemi voi se avete domande. Buongiorno, dottor Battisti, io avrei una domanda. Sì, mi dicono. Allora, per quanto riguarda la rottamazione di trattrici, quindi che hanno un libretto di circolazione, ha detto che non serve la proporzionalità, quindi io potrei acquistare un trattore da 200 cavalli e rottamarne uno da 30. L'età? Però non è previsto nemmeno diciamo, un limite di anni che deve almeno avere la macchina da rottamare. No, la macchina deve essere funzionante, non l'ha buttata lì che non va da anni, e deve essere posseduta da almeno 6 mesi. Quindi non è previsto che deve avere almeno X anni. Altra domanda, lei ha parlato di cumulabilità con la 4.0 e non ci sono problemi. E immagino anche con la legge Sabatini sia cumulabile. Penso proprio di sì. Comunque lì bisogna vedere se gli aiuti che avete già percepito, che percepirete su quel bene, perché lo dovete ancora acquistare, sono aiuti di Stato o no. Quindi sono considerati aiuti di Stato o no. Se sono aiuti di Stato, c'è comunque il limite della sommatoria che deve arrivare al 65% di fatto per il non giovane. Invece per i non aiuti di Stato, mi dicono la 4.0, si può arrivare anche a soddisfare il requisito del doppio finanziamento, quindi arrivare al 100%. Non ci si arriva comunque. Certo, un'ultima cosa, un po' tecnica, nel senso, non c'è la proporzionalità, non c'è un numero di anni, però deve essere la stessa macchina, le faccio l'esempio. Io rottamo un trattore, ma devo acquistare un telescopico, quindi che è sempre una trattrice agricola con un libretto di circolazione. Non Telescopico posso è un'altra farlo. Ok. cosa. No. La trattrice è una trattrice definita anche, cioè, sono anche i regolamenti europei che la definiscono, richiamano anche macchine fuori strada così, però insomma, devono essere macchine stradabili. Comunque, è un'altra cosa. Un'ultima cosa, invece, non è Telescopico lo possibile. può comunque acquistare se ha delle caratteristiche innovative, sempre che raggiunga i 70.000 euro di costo, insomma. Però il telescopico è una macchina che ha il libretto di circolazione. Però non è una trattrice. Quindi io lo posso acquistare, rientra nella categoria 1A.
macchine e attrezzature per agricoltura, quella generica? Secondo me il telescopico è nella 1B, deve essere elettrico, secondo me, però su questo le so dire, perché non c'è purtroppo un manuale, adesso ci saranno delle FAQ, probabilmente verrà fuori sta cosa, però secondo me va dentro qua. Perché ad esempio un carro botte per lo spandimento dei liquami, io pensavo di collocarlo, tra virgolette, nelle macchine, appunto la 1A, macchine attrezzature per agricoltura. Sì, Di fatto esatto. però anche un carro botte ha un libretto di circolazione, Ma non è una trattrice. ma non è una trattrice, quindi ho il vincolo del libretto di circolazione della C'è un rottamazione regolamento solo europeo. per la trattrice. Posso anche Quindi dire qual è, vorrei cercarlo, che definisce qual è la trattrice. Comunque non è una trattrice. Fra l'altro, il carro botte è finanziabile, e io farei la domanda lì, anche nel bando aria. Quindi, quando aria ha la sua validità, perché abbiamo visto l'altro giorno, i soldi verranno aumentati e sono proprio quegli interventi che vengono così autorizzati per la riduzione delle emissioni in atmosfera. L'altro giorno il dottor Bocassile di Regione Lombardia ha detto che rispetto al bando aria ci sono degli acquisti. Ad esempio le dischiere, le barre, quelle per la distribuzione dei reflui, eccetera, oppure il cordone ombelicale, che ovviamente po possono essere inseriti, ad esempio, nel bando, quello di Regione Lombardia, del PNRR, che uscirà a dicembre. Non la farei qui la domanda, perché qui rischierei solo di perdere del tempo, però ognuno è libero di fare quello che certo, vuole. no, ma certo, capisco. Ad esempio il bando aria però prevede dei carri botte un po' particolari, sono quelli con gli assi disastati, quindi non il carro botte normale che funge anche solo da trasporto e che serve a questi tipi di attrezzature che vanno direttamente sul campo. Bando aria finanzia quelle tipologie che dice lei, che sono quelli per la distribuzione. Sì. Va bene, grazie. Poi le dico una cosa, se il suo fornitore le dichiara nel preventivo che la cosa è corrispondente all'articolo 5, 1, punto A, piuttosto che il punto B, col C, col D, io la domanda gliela faccio, eh. Sì, Alla serve la fine dichiarazione quindi del la venditore. responsabilità cade in capo al fornitore che fa i preventivi. Va bene, grazie. Massimo, scusa, posso intervenire un secondo? Sono Cristina. Sì, No, Cristina, se ho detto qualche stupidata, intervieni pure se ti no, ricordi. no, 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 anzi, mi aggancio qui a una richiesta che ha appena fatto qui la signora. Allora, praticamente non è stato evidenziato la coerenza di quanto io, della trattrice agricola che io vado a sostituire con una nuova che ha motorizzazioni di tipo Stage 5. Quindi cosa vuol dire? Se la macchina che io vado, la trattrice che io vado a sostituire vecchia almeno in mio possesso di almeno 6 mesi, non è stato specificato se debba avere quella nuova la stessa funzione che aveva quella vecchia che io vado a sostituire. Ecco, se veniva impiegata per una determinata attività, quella nuova non è detto che debba essere anche la stessa utilizzata per lo stesso impiego. Ecco, questo non è stato specificato, secondo me sarà una di quelle cose che troveremo poi indicato nelle FAQ che hanno detto ieri al convegno Esatto. che abbiamo seguito da Ismea. Ecco. Non è specificato, però non è detto che poi verrà fatto con la pubblicazione delle FAQ. Ecco, questo ci tenevo a sottolinearlo. In effetti, purtroppo non c'è un elenco puntuale, che sarebbe lungo 20 pagine, di macchine finanziabili e non finanziabili. Pertanto,
dovremmo rifarti sulle FAQ che Ismea ci ha promesso che usciranno breve. Poi per quanto riguarda la comunità con la 4.0, ripeto perché qualcuno mi sta scrivendo, ieri quelli di Ismea, i funzionari di Ismea ci hanno detto, boh, verificate voi se è comunabile o meno, sono un po' lavate le mani. Io però parlando con il collega consulente su questa tipologia di argomento mi dice che la 4.0 non è un aiuto di Stato e pertanto è cumulabile comunque fino a soddisfare il requisito della doppio finanziamento, quindi è cumulabile. Sempre che sia un bene innovativo, ovviamente, ma questi sono tutti beni innovativi. C'è qualche altra domanda? Prego. Sì, io ho una domanda, buongiorno, se posso. Prego. Volevo sapere, il trattore da rottamare può essere anche incomodato? Io non lo possiedo, è di mio padre. No, No, deve essere mio per forza. Ok, da almeno grazie. 6 mesi. Va bene, grazie. Massimo, scusami, ci sono un po' di domande in chat. Sì, vediamo. Allora, aspetta, parte che io non. Come faccio? Ah, ok, chat. Me ne leggi Sì, tu? allora, la prima è, nel caso volessi acquistare un sistema carro Unifeed automatizzato, quindi elettrico, sono obbligato a rottamare il carro vecchio? Caro Unifeed, non penso. No, no, perché, scusa, intervengo, rientrerebbe, allora, la rottamazione è solo richiesta se si fa domanda per trattrici agricole, quindi articolo 5, lettera D, ok? L'Unifeed elettrico invece ricadrebbe nella categoria dell'articolo 5, però macchine mobili non stradabili, quindi nella lettera B di Bologna, ecco, dove è richiesto di so dove, vengo dove viene richiesto di soddisfare entrambi i requisiti della propulsione della motorizzazione elettrica, quindi macchina a zero emissioni e che abbia una destinazione ovviamente per un'attività agricola e zootecnica. Quindi l'Unifeed elettrico ricadrebbe in questa categoria di innovazione tecnologica per la quale non viene richiesto la rottamazione. Esatto. Tra l'altro nelle macchine per la zootecnia, che... Scusate, nell'1C invece, macchine per la zootecnia, a me viene in mente così, perché parla di sensori, di computerizzazione, eccetera, tutto quello che è robotizzato, quindi tutta Sì. la materia della robotizzazione che si usa negli allevamenti zootecnici. E poi c'è un'altra domanda, ci chiedono se per gli agromeccanici ci sono le stesse percentuali di contributo delle PMI agricole. No, sono più alti. Gli agromeccanici hanno delle percentuali più alte. Io non ho fatto ovviamente la slide per gli agromeccanici, però dobbiamo considerare che hanno quell'abbattimento di cui facevo vedere prima, no? Cioè dal 65-80% poi bisogna, in funzione dell'importo dell'investimento, fare una sorta di contributo massimo. Per gli agromeccanici è più alto, quindi ad esempio fino a 100.000 euro di investimento è il 100% del 65%. Aspetta, vediamo un po', perché io sugli agromeccanici, PMI agricoli, sono concessi entro il limite, sì, quindi è più alto, insomma. Ok, Massimo, poi altra domanda. Ci chiedono se si sa già qualcosa sul periodo di uscita del bando per i prossimi anni. Indicativamente potrebbe essere prima o comunque intorno alla fine dell'anno? Questa è una domanda a 100 milioni che nessuno sa rispondere. Però orientativamente, per logica, andrà sicuramente nel secondo semestre del 2024 e 2025.
Perfetto, e l'ultima cosa che ci chiedono, ma non so se abbiate in parte già risposto anche prima, ci chiedono se il telescopico può essere immatricolato come trattrice agricola. Allora, io non so, Cristina, tu hai. Se non mi sbaglio, sì, il telescopico sì, è È una immatricolato. trattrice agricola il telescopico? Sì, Pronto? guardi, stavo vedendo il libretto del nostro telescopico e c'è scritto trattrice agricola. Vabbè, allora, come non detto, se è trattrice, se è trattrice agricola, sì. Okay, abbiamo un'altra domanda, Massimo. Ci chiedono, gli impianti di irrigazione fissi sono finanziabili, ovviamente rispettando i requisiti di innovazione? Allora, ci sono gli impianti, in questo caso cadiamo nella 1A, e quindi attrezzature per l'agricoltura, eccetera. Sì, perché qui dice sistemi, però abbiano queste, almeno uno di questi requisiti, quindi la gestione intelligente dell'irrigazione attraverso sensori che vanno a tingere dalle condizioni del terreno e della coltura, e poi hanno anche l'utilizzo di supporti decisionali per poi dire in quel momento devo irrigare o no, o quanta acqua gli devo dare. E ci chiedono un'altra cosa, ci chiedono se la Mietitrebbi è finanziabile. Beh, la Mietitrebbia, secondo me, rientrerebbe nella. Dov'è qua? Scusate un attimo, sto leggendo. Sì, sempre. Allora, nel bando quello regione, di sicuro, perché della regione Lombardia, di sicuro sì, perché è definito come veicolo fuoristrada. Come macchina operatrice specializzata, la Mietitrebbia. Anche in questo caso, invece, per il fondo innovazione di Ismea, ricadrebbe sempre come o trattrice agricola o macchine, strumenti, attrezzature. Sì, nel primo. Sì. La raccamata. Non ho sentito io. Deve essere rottamato per la Allora, Mietitrebbi. lì dobbiamo sempre stare attenti che abbiamo la distinzione tra una lettera e l'altra, è sempre quella che sottolineavamo poco fa, che se chiediamo il contributo per la lettera D, trattrice agricole, lì dobbiamo allegare tutta la documentazione che mi va a identificare in modo univoco. La trattrice che andiamo a sostituire e poi che dovrà anche essere rottamata, e quindi di conseguenza dovremo andare a presentare tutta la documentazione relativa alla rottamazione, che dovrà essere eseguita dallo stesso rivenditore dal quale noi abbiamo acquistato quella nuova che ha sostituito la vecchia. Quindi sì. Io al momento in chat non ho altre domande. Posso fare una domanda? Ascolti, Prego. dottore, voglio sapere questo. Il sistema di monitoraggio animale può come essere contemplato in questo aiuto? Aiutami a capire. Cioè, Praticamente. perché hai detto tutto, ma hai detto, cioè, nel senso, posso pensare ai, cioè, tu fai riferimento ai podometri, per esempio? Sì, esatto. Perché è un impianto obsoleto e quindi andrebbe sostituito. Secondo Quindi non ha più le varie necessità che abbiamo adesso in allevamento, perciò questi qua nuovi di cui ho già un preventivo mi darebbero altre informazioni a me molto importanti. Ecco. Quindi lo vedrei più legato a qualcosa per la zootecnia, quindi andando nella lettera C dell'articolo 5,
Anche se qui subito la definizione di quanto io posso richiedere per il finanziamento mi dice macchine e attrezzature dedicate al settore zootecnico. E poi mi dice se è contemplato, diciamo, il podometro come macchina apparecchiatura, allora ti direi di sì. Ma qui devo, cioè, bisogna stare attenti proprio per, cioè, nel senso, se rientra come sistema di monitoraggio. Certificato e quindi con quella dicitura che deve mette a porre al preventivo il rivenditore, allora sì, e se rispetta uno dei due requisiti, sistema di interconnessione o sistema di monitoraggio continuo. Altrimenti no, deve essere definito come tipologia di apparecchiatura, secondo me. Però lo fare, cioè se è, dovrebbe rientrare nella lettera C, macchine per la zootecnia. Niente, magari chiederò a questo che ci ha fatto il preventivo di essere conforme, come si diceva prima, il dottore, come diceva, sull'articolo 5. Sì, perché qua proprio fa riferimento, se io vado a vedere a come l'hanno definito. L'articolo 5, la lettera C, è Sì. proprio macchine e attrezzature dedicate al settore zootecnico. Il podometro è definito attrezzatura, apparecchiatura? Ecco, quello bisogna capire. Va bene, grazie. Buongiorno a tutti. Io non sono riuscito ad ascoltare i primi minuti e non so se sia stato fatto riferimento a quello che è il vincolo richiesto, tale per cui l'azienda deve essere aperta da almeno 2 anni. E ho seguito ieri al volo quello che è stato il webinar di Ismea e non penso sia stato fatto troppo riferimento su questo, ma i 2 anni sono da considerare anni solari o anni civili? Perché cambia non di poco, secondo me, poi la valutazione della cosa, insomma. Scusate, ma abbiamo avuto un problema col server, è saltato tutto e quindi mi ha buttato fuori. Adesso sono rientrato. E adesso Massimo faceva una domanda riguardo ai 2 anni di attività dell'azienda e chiedevano se c'è differenza tra anno solare o No, meno. no, andare indietro di 365 per 2, 700, 730 giorni. Esatto, si fa, non c'è, non è stata fatta No. distinzione, quindi in questo caso è 2 anni a partire dalla data di presentazione della domanda. Esattamente, cioè se io ho fatto un esempio all'inizio, presento la domanda il 10 novembre di quest'anno, la mia azienda deve essere attiva da almeno il 10 novembre. Ok, quindi l'aver fatto comunque 2 stagioni agrarie, 22-23, avendo Ma non c'entra aperto la stagione agraria, dall'aprile. perché se il bando l'avessero aperto a giugno era la stessa cosa. Sì, no, infatti la distinzione tra anno solare e anno civile, quindi prendono l'anno solare come riferimento. Comunque 365 giorni per due. Si Va mangia. bene, grazie. Niente. Allora, se non ci sono altre domande su questo, io farei velocemente. Adesso mi devono abilitare, scusate. La parte relativa al bando in emanazione di Regione Lombardia che aprirà il prossimo 31 entro il prossimo 31 dicembre. Però mi devo, scusate un attimo. Le posso fare una Un domanda? Sì, attimo. Scusate, ma abbiamo avuto dei problemi grossi dal punto di vista informatico, quindi niente. Allora mi dica. se presento una domanda con più beni e uno di questi beni non risultasse idoneo, la domanda può essere accettata per i restanti beni o viene bocciata in toto? Allora, presumo di sì, ovviamente l'importante è che la sommatoria dell'investimento degli altri due superi 70.000 euro.
Ok, grazie. Ne presento tre, 9 preventivi, perché ognuno ha 3 preventivi, uno me lo cassano, rimangono in essere gli altri due, è ovvio che la sommatoria degli altri due deve essere superiore ai 70.000. Sì, grazie. Niente. Sono altre domande che non riesco a attivare la condivisione delle altre slide perché... Ah, signor, scusate, ma E faccio un'altra domanda io sempre, mi perdoni. In caso di attività connesse, quindi se l'azienda agricola svolge anche attività connesse, le percentuali di contributo sono quelle, rimangono quelle dell'azienda qual agricola? è l'attività connessa? Se è azienda agromeccanica è diversa. Se invece è trasformazione di prodotti agricoli, è la stessa delle PMI agricole. Perfetto, Ci grazie. hanno fatto vedere proprio Ismea degli esempi su questo. Ovviamente nella formulazione della domanda online dovrò dire a quale tipologia appartiene, se è attività agricola oppure attività connessa e quale attività connessa. Potrei anche acquistare due beni, uno per la coltivazione dei terreni, quindi agricola, e un altro per la trasformazione. Quindi andrei a diversificare la domanda in quel senso. Allora, qui mi è stato chiesto quanto chiedete per fare la domanda. Noi abbiamo un po' il buio perché non sappiamo quanto tempo ci servirà, ma sarà una domanda comunque di un certo tipo. Su questa noi pensavamo, ve lo dico, di applicare una tariffa fissa che è relativa alla presentazione della domanda, quindi acquisizione dei documenti, compilazione domanda, che è di 350 euro più IVA, più se ci viene richiesto di fare noi la visura della centrale rischi in Banca d'Italia, altri 50 euro. All'invio della domanda, quindi nel momento in cui la domanda dovesse essere ritenuta che ha i requisiti per l'ammissibilità, chiediamo una percentuale del costo dell'investimento, che è, pensiamo, lo 0,5% dell'investimento. Dunque, io ho sentito studi privati, robe del genere, sono decisamente più... Non dico più cari, ma chiedono di più. Forse siamo noi che non siamo così cari. Quindi Allora, lo 0,5% nel caso di ammissibilità al contributo? nel caso in cui la domanda sia accettata, cioè abbia i requisiti, vada via e c'hai l'ok, dopo che sia finanziata o meno è un altro discorso, perché la domanda potrebbe andare via il 15 novembre, essere valutata positiva, ma magari nel frattempo ci sono stati delle altre domande che hanno prosciugato il budget e quindi comunque non è ammessa. Perché poi dobbiamo anche pensare che negli ultimi tempi sia il Ministero ma anche la Regione ha acquisito questa politica di dire ok, quelle che comunque sono ammesse, non finanziate, magari più avanti gli mettiamo su 10 milioni di euro su questa roba qua e le andiamo a finanziare tutte. Questa è una mia valutazione, quindi non è detto che, però per questo bando che va in ordine cronologico, l'ammissibilità e la finanziabilità dovrebbero essere quasi contemporanee. È difficile invece per il discorso di quello PNRR di Regione Lombardia. Potrebbe essere diverso. Allora, io, se non avete altre domande, passerei invece all'altro bando molto velocemente, perché qui abbiamo solo una sorta di così, pubblicazione di intenti di Regione Lombardia su come vuol fare. Chi è che mi ha tolto la condivisione? Chiederei un'ultima cosa io, se è possibile. Hanno tolto la condivisione. Vabbè, mi dica. L'essere potenzialmente esclusi da questo bando per il 2023 non implica, vero, poi la non possibile partecipazione a quello degli anni successivi? No, l'importante è che lei non abbia acquistato quel bene, perché se nel momento in cui lo acquisto non sono più
non è più possibile farlo. Certo, però vabbè, se io quest'anno vengo escluso, nulla mi vieta di riprovare gli anni successivi. Ok, Benissimo, così. grazie. Allora, velocemente io passo, tanto per dirvi cosa bolle in pentola anche nell'altro capitolo di Regione Lombardia, su quello che è il bando modernamento. Quello là si chiama innovazione, questo modernamento, ma alla fine è più o meno la stessa roba. Qua adesso vi dico quali sono le differenze. Innanzitutto, in quello di Regione Lombardia non c'è settore pesca, ma solo le imprese agricole, PMI, e le imprese agromeccaniche. Qui chiedono ovviamente l'iscrizione alle Camere di Commercio, avere un fascicolo aziendale in SISCO, quindi un fascicolo aziendale di presso un CA, per il settore agricolo essere anche agricoltore attivo, che è in funzione del regolamento europeo 1307-2013, quella è la stessa requisito che si ha per la PAC. Anche qui non bisogna essere imprese in difficoltà, non aver percepito aiuti illegali, essere in regola con la normativa antimafia e non avere debiti INPS e INAIL. Qui, essendo un decreto relativo all'attuazione di una misura del PNRR, bisogna anche garantire con un'autodichiarazione rispetto, chiamano DNSH, cioè il fatto di non... Vabbè, è una dichiarazione che chiedono sempre in tutti i PNRR, di non essere in un'azienda che va poi a fare degli inquinamenti o roba del genere. Insomma, dal punto di vista ambientale, bisogna garantire di essere bravi. Essere in condizione di assenza per chi ha fatto dei eventuali appalti e di gravi reati nei confronti dello Stato o Unione Europea, ma questo potrebbe riguardare ad esempio gli appalti di qualche azienda agromeccanica. Ecco, i beni agevolabili, allora qua cambia cosa? Il fatto che mentre nel bando ISMEA c'è un limite minimo di 70.000 euro, massimo di 500.000, qua è più basso l'importo dell'investimento finanziabile. E poi non ci sono le trattrici, o meglio, solo zero emissioni ci sono, che è il punto B. Allora, il punto A è supporto agli investimenti in macchine e attrezzature per l'agricoltura e precisione, è un po' come l'1A di quello che abbiamo visto prima, però c'è la spesa massima ammissibile di 35.000 euro, quindi significa che io posso fare anche un investimento di 40.000 euro, ma me ne finanziano fino a 35.000 euro. Finanziamento qui non dovrebbero esserci gli abbattimenti perché fa riferimento a un regolamento europeo diverso, è il 65% per i non giovani e 80 per i giovani. Non l'ho detto prima, il giovane è colui che è l'azienda agricola, l'imprenditore agricolo, che si è insediato da meno di 5 anni e ha un'età compresa tra 18 e 41 non ancora compiuti. Quindi 35.000 euro e qui ci vanno dentro tutta quella parte di macchine del bando aria che non sono finanziate là, anche attrezzature per la distribuzione dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari, seminatrici di un certo tipo, comunque devono essere tutte relative alle rotture a precisione. Ecco, B, sostituzione dei veicoli fuori strada, però devono essere elettrici. E qui richiedono comunque la rottamazione. Che qui. C, investimento per l'irrigazione e sistemi di gestione delle acque, fino a 35.000 euro. Quindi quegli investimenti che hanno un costo relativamente più basso, ad esempio un rotolone dotato di caratteristiche ovviamente innovative, con tutte quelle che sono le caratteristiche dell'agricoltura di precisione 4.0. Quindi investimenti più bassi, ci sono più soldi però, lo devo dire, 26 milioni per la sola regione Lombardia, consente, a mio modo di vedere, di finanziare tante domande. Ecco, la cosa importante che invece a noi piace è che le domande non sono valutate in ordine cronologico come ISMEA, bensì in base a dei criteri selettivi che danno origine dei punteggi. Quindi io ne ho riportati alcuni, riguardano per esempio l'efficienza nella distribuzione dell'acqua, riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, ovviamente se prendo delle macchine adeguate,
della sostenibilità aziendale dell'azienda, riduzione dell'uso di fertilizzanti, essere aderire premi al sistema di biologico o sistema qualità nazionale, produzione integrata, avere delle certificazioni di processo di prodotto energetiche, favorire l'occupazione giovanile, femminile, eccetera. Quindi ci sarà una soglia minima di punteggio da raggiungere, o come il PSR, e poi saranno finanziate in base a una graduatoria che verrà stilata dopo la chiusura del bando, a marzo probabilmente, dove ovviamente in base alle disponibilità verranno finanziate dalla prima rimane andando in giù. Quindi è un po' più agevole fare questa domanda. Anche qua i cumuli sono più o meno gli stessi. Ecco, le domande saranno valutate in ordine di priorità, non in base all'ordine cronologico, ma criteri di priorità con la definizione di un punteggio. La graduatoria è prevista per il 31 maggio 2024. Apertura è prevista entro il 31 dicembre. Conclusione degli investimenti devono avvenire entro il 31/12/2025. E l'erogazione del contributo deve essere fatta per forza entro il 36/2026, che è la data limite a cui noi dobbiamo rendicontare come paese tutti le spese del PNRR. Anche qua ci sono vincoli di 5 anni, come abbiamo visto nel precedente. Ecco, una cosa che non ho detto prima perché non ci stava nella slide, che sia l'ISMEA che Regione sui beni agevolati, quindi finanziati, farà i controlli poi anche in azienda, in percentuale, quindi a campione. La documentazione qua ne sappiamo poco, sarà simile, immaginiamo, ecco, ci dicono da Regione che loro vogliono chiedere un solo preventivo, non tre come ISMEA. È da confermare questa cosa, quindi un solo preventivo, e dovrà, come in tutte le tipologie di bandi di Regione Lombardia, essere firmato digitalmente dal fornitore. Questa è un po' una delle richieste che abbiamo fatto come Confagricoltura negli ultimi tempi, e Regione Lombardia, un po' questa amministrazione ci sta dando ascolto, e ad esempio abbiamo fatto il bando per le recinzioni degli allevamenti di suini, era sufficiente un preventivo firmato digitalmente, così come anche nel bando aria per le macchine e attrezzature un preventivo, e anche qua Regione Lombardia, se riuscirà, chiederà un solo preventivo e non più tre come invece negli altri. È una cosa importante questa, perché alla fine, parliamoci chiaro, alla fine andate a comprare quello che avete intenzione di comprare, insomma, non è che sappiamo un po' come funziona la cosa. E niente, se avete altre domande su questo o sul precedente, qui però siamo leggermente in alto mare, sappiate solo che in proporzione ci sono più soldi sul bando regionale, gli investimenti sono più piccoli come importo, per cui tutta una serie di macchine, attrezzature che magari vogliamo comprare potrebbero andarci dentro, insomma. Per cui anche qui i robot, ad esempio, per la pulizia delle corsie, per la distribuzione dell'Unifeed, cioè meglio per la corsia dell'Unifeed, eccetera, insomma, sono cose che ci vanno dentro. Se avete domande? Massimo, c'è una domanda in chat. Sì, dimmi. Ci chiedono se gli essiccatori da foraggio sono contemplati dai due bandi. Allora, essiccatoi, non lo so. Io mi sono informato un attimo così e non ho trovato riscontro ad oggi. E spero che venga definito ancora anche questo tipo di bene nelle prossime FAQ che pubblicherà ISMEA, per esempio, o più avanti in Regione Lombardia. Perché cercando cioè la ricerca che ho fatto io adesso tra i vari convegni e articoli che si trovano in internet, non ho trovato nessun riferimento per questa tipologia di bene. Secondo me, Cristina, però non penso che possa andare a combustibile tipo
gasolio, penso. Anche sì, anche per questo aspetto. Magari L'unica cosa che mi fa sperare strano. è che se dovessero avere, allora, come vedi, questo bando, soprattutto questo qua di Ismea, ha molti riferimenti alla 4.0. Quindi, secondo me, potrebbe essere un'eventuale apertura a questo tipologia di, alla finanziamento di questa tipologia di bene, potrebbe essere che abbia delle caratteristiche 4.0 tali che permettano il rispetto di uno di quei 4-5 requisiti che fanno parte dell'articolo 5, però la prima, la lettera A, io li vedrei lì, questa tipologia di bene, gli essiccatoi. Però non ho nessun riscontro ad oggi perché mi faccia dire sì, ok, rientrano. Ecco. Sono onesta qua, non c'è. Infatti a completamento della domanda di prima, la stessa persona ci chiede anche nemmeno se avessero caratteristiche 4.0, Vedi, preso il fatto che. sì, non, ad oggi non riesco a dare una risposta certa, mi dispiace. Ok, è arrivata nel frattempo un'altra domanda. Ci chiedono, nel bando si parla di fuoristrada, ma tra questi potrebbero essere contemplati anche furgoni o No. similari, tipo per aziende che No, effettuano vendita questo diretta? no perché rispondo io, sono andato a approfondire il regolamento europeo che definisce il fuoristrada. Il fuoristrada di fatto è una macchina, un trattore o macchine per la zootecnia, comunque, ma non né il fuoristrada, faccio per dire la Jeep, e nemmeno il furgone, insomma. Io vorrei fare qualche domanda riguardo del PNRR. Allora, praticamente no, si parla che diciamo così, viene finanziato un massimo di 35.000 euro e possono accumularsi, non so, 4.0 o comunque altri aiuti tipo la Sabatini. Questo però non può superare il 65% dell'investimento, giusto? Allora, su questo dobbiamo un attimo aspettare che Regione Lombardia scriva il bando, perché non l'ha ancora scritto. Ancora presto, saremo più precisi. In realtà dice, in ogni caso deve essere garantita l'assenza del doppio finanziamento. Quindi dobbiamo vedere cosa intendono per doppio finanziamento. Potrebbe darsi che comunque si cumulano fino al 100%, insomma, può darsi. Però Sì, dobbiamo no. aspettare. Però, come ho detto prima in premessa, sul bando regionale abbiamo alcuni elementi che ci dicono che è interessante. Dall'altro abbiamo ancora poco di definito. Certo, un po' di buio, c'è ancora un po' di buio, perché comunque c'è 35.000 euro su un investimento, perché comunque al giorno d'oggi si fa presto a spenderli, perché insomma, attrezzature così ormai sono diventate abbastanza care, anche una 4.0 che al giorno d'oggi è al 20%, comunque tra i 35 e un possibile 20%, comunque si va oltre un 65%. Ecco, il discorso è questo, parlando comunque di investimenti non troppo importanti, ecco, comunque, però insomma si fa presto, ecco, superare. Va bene, grazie. Certo, l'importante è che siano sempre comunque cose innovative e che Sì, abbiano beh, ma ripercussioni certo. zero. Dopodiché, però aspettiamo su questo, insomma, nel senso che adesso se esce a dicembre, secondo me uscirà a fine dicembre, faremo anche magari qualcosa di specifico per quel bando lì, insomma. Ecco, Benissimo, l'unica grazie. cosa che mi sento di dire è che anche qua non saranno cumulabili col PSR, questo sicuramente. Chiaro. Abbiamo un'altra domanda, Massimo? Ci chiedono, nelle attrezzature ammissibili a contributo rientrano anche le attrezzature da fienagione come le rotopresse? Secondo me sì. Sì, Adesso di sì. quale stiamo parlando? Del primo o del secondo? Ma secondo me sì, perché comunque quando hanno le caratteristiche che
che abbiamo evidenziato prima, tra l'altro certificate dal fornitore. Sì. Ovviamente non deve essere una macchina comune, deve avere qualcosa di particolare, possedendo uno dei requisiti che abbiamo illustrato prima. Cioè, alla fine devono essere due requisiti, la produttività e la sostenibilità ambientale. Sì, mi dicono che facevano riferimento al secondo. Ma... Sì, ma io penso di sì, perché ritengo che Regione Lombardia abbia una visione più elastica, e quindi però ovviamente devono esserci le caratteristiche intrinseche del bene, altrimenti non possiamo inventarceli queste caratteristiche, se mancano non va a finanziamento. Però sicuramente ci hanno detto che, anzi ci hanno anche chiesto di fare delle proposte dal punto di vista, perché lo stanno scrivendo il bando, è cosa che non mancheremo di fare. Ok, io in chat al momento non ho altre domande. Ok, quindi se non ci sono altre domande, io, riferendomi al bando Ismea, chi è interessato, con tutti i vincoli o comunque le possibilità che abbiamo visto stamattina, di fare una mail su tecnico@conforticolturamanto.it dicendo di essere interessati, perché noi in quel momento chiediamo anche di reperire i tre preventivi con le caratteristiche che abbiamo visto precedentemente molto velocemente. Mi dispiace dirlo, perché io non abbiamo mai amato, per esempio, i click day dei bandi easy dell'INAI, perché sono assurdi, ma quando questo non è proprio un click day, ma quasi poco ci manca, andare a fare una questione di velocità e di essere più veloci nel presentare la domanda, insomma, è una roba che alla fine non ha un senso, mentre non si va a premiare la qualità del progetto, dell'investimento. Se non ci sono altre domande, quindi mi raccomando, contattateci, mandate, se avete qualche dubbio su qualche attrezzo, ci fate avere la scheda tecnica che ci fornisce il fornitore, la valutiamo insieme all'ingegnere, e dopodiché possiamo dare una valutazione anche noi. Ecco, non ho altro da dire, ringrazio tutti, ringrazio Cristina Previdi, e grazie a voi. E vedo che siamo arrivati anche a 100 partecipanti, quindi insomma è stata anche una, come tutte le riunioni che facciamo noi ultimamente in Coporicoltura, da un po' ne facciamo anche parecchie, dovete darci atto di questo. L'informazione è sempre molto tempestiva e anche abbastanza esaustiva, direi. Riusciamo comunque a stare sul pezzo e a fornirvi le indicazioni corrette per fare le vostre eventuali scelte, che poi uno non è obbligato ad aderire a questi bandi, ma se ci sono le possibilità è sempre meglio farlo. Quindi io vi ringrazio e vi saluto tutti, e alla prossima riunione. Grazie, buongiorno. Grazie, grazie, buongiorno. Grazie, buona giornata a tutti. Esci da